Benvenuti nel mio nuovo video. Questo che vedete qui sembra un WC normalissimo con la vaschetta esterna, ma vi faccio vedere dal vicino: è un WC che non ha bisogno di scarico grande, ha bisogno solo di uno scarico di 32 mm. Solo dal vicino si vede che è un WC trituratore e vediamo qui dietro questo piccolo tubo che praticamente porta via tutto con la pompa. Prima di tutto devo smontare questo qua perché non funziona più e dopo montiamo il nuovo che vi faccio vedere adesso. Qui vediamo il modello nuovo che è diverso perché non ha la vaschetta. Praticamente funziona senza la vaschetta e qui vediamo i pulsanti piccolo e grande, quindi la piccola o la grande quantità di acqua e qui dietro vediamo tutta la tecnica, il tubo che porta via e il tubo che porta dentro l'acqua e il suo coperchio. Prima cosa, bisogna chiudere l'acqua, scaricare la cassetta, quello ho già fatto e adesso stacco il tubo della vaschetta per poter togliere tutto il WC che è fissato, come vedete qui, da qua c'è sotto una vite, questo è solo un coperchio e anche dall'altra tolgo questa vite. Ho tolto il fissaggio, ho staccato il tubo dell'acqua, adesso abbiamo solo lo scarico qui dietro, copro tutto bene intorno perché come vedete c'è il pavimento di legno. E poi posso tirare in avanti il gabinetto completo. Io adesso pian piano sposto un po' tutto in avanti. Qui vedete lo scarico. Eccolo qua, è già fuori. Adesso lo rimuovo e poi avvicino nuovo per vedere se si trovano più o meno gli attacchi con l'altezza. Adesso qui vedete questo che ho smontato, ha questa vaschetta che non è originale e qui vediamo un tubo è stato chiuso un po' così così e questa era dello scarico, quello ho staccato io. Anche questo tubo dell'acqua non serve più, lo posso anche smontare. Adesso vedete qui lo scarico, anche la guarnizione la tolgo quella vecchia. E come vedete è molto fine questa qua. Prima di tutto gli metto su il coperchio nuovo. E lo fisso. Qui arriva tutto già completo e va fissato qui dietro con questi dadi. Posso tirarlo definitivo, è già pronto. Adesso lo avvicino un po' alla parete e controllo se si trovano un po' gli attacchi. Qui abbiamo tutti i fissaggi, tutte le sue bride e abbiamo anche una valvola di ritegno nel modo che non ci torna indietro niente dal muro. Qui adesso la vista da dietro, tubo dell'acqua, corrente, tubo di scarico, questa è solo una valvola d'aria. Qui prima di tutto dobbiamo mettere questa valvola di ritegno che dentro qua chiude, praticamente non lascia passare indietro l'acqua e quella va messa qui e
è fissata con una fascetta. Io adesso metto dritto il pezzo e poi tiro qui la fascetta. Qui adesso vedete che di sopra come distanza siamo quasi buoni. Qui bisogna mettere un pezzo di tubo e poi innestarlo dentro nella guarnizione. E poi avviciniamo tutto il WC verso il muro. E qui dobbiamo collegare l'acqua. Magari giro questa valvola in giù, così abbiamo il tubo che guarda in giù. Come vedete, questo rubinetto ho girato in giù e qui adesso mettiamo la guarnizione nuova di 32 mm l'interno. Quello che ci manca adesso è un pezzo di tubo che avvitiamo sul pezzo del WC e dopo possiamo procedere con il fissaggio del WC. Qui adesso vedete pronto il tubo, devo innestarlo dentro. E adesso posso avvicinare il WC e poi facciamo le misure per i fissaggi. Qualcosa che dà un po' fastidio. Non ci siamo ancora. Così è anche abbastanza, non deve neanche essere a filo muro perché non va neanche siliconato. Io sto staccato circa 1 cm anche per via dell'attacco dell'acqua e per far passare il tubo di acqua. I fissaggi del WC sono questi. Questi vanno messi prima e dopo il WC si metterà, cioè si spinge dietro e poi da parte si fissa con... Credo che sono queste viti qua, così, o queste più lunghe. Non sono sicuro, adesso guardo le istruzioni. Comunque questi vanno fissati e qui abbiamo un pavimento di legno, nessun problema, quindi posso usare le viti più corte. Adesso prima di tutto faccio un segno dove si trovano praticamente i fissaggi. Faccio un segno, così so dove devo mettere i due fissaggi. Adesso posso tirar via il WC e poi mettere i due fissaggi. Qui si vede il segno e io devo stare dentro circa 1 cm per il spessore della ceramica. Adesso posso fissare uno qui e l'altro da questa parte e poi la ceramica si mette sopra e poi si avvita dall'esterno. Adesso, come vedete, è tutto pronto e provo a mettere la ceramica sopra per vedere se sono giuste tutte le misure. Come vedete, va giù. Adesso prima devo collegare lo scarico e l'attacco dell'acqua e poi lo spingiamo nella posizione definitiva.
Adesso possiamo spingere dietro tutto. Controllando che non sono schiacciati i tubi flessibili, ed eccolo nella posizione definitiva. Più indietro non va, ma è abbastanza. Adesso dobbiamo ancora fissare la ceramica con queste viti esterne. E qui subito si prende un buco, come avete visto dentro ci sono tanti buchi. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Adesso attacco la corrente e vediamo se parte già o se bisogna schiacciare qualcosa. Nascondo un po' il cavo. Ok. Apriamo il coperchio. Come vedete qui non c'è l'acqua. E qui adesso provo a schiacciare il pulsante piccolo per vedere cosa succede. Arriva una quantità d'acqua. E adesso è già partita la pompa. Adesso quasi la sciacqua. Funziona tutto bene. Provo anche con un po' di carta a vedere se il trituratore funziona e se butta via tutto. Non è tanto, ma non voglio neanche esagerare perché non so come si comporta tutto. Adesso c'è il pulsante grande. Prima lo carica. È molto di più di prima. E come avete visto ha tirato dentro tutto e anche adesso ha fatto quel piccolo sciacquo. Una cosa importante da dire è che i prodotti vietati sono questi qua, perché se buttate questi prodotti dentro potrebbe essere che la pompa o si rompe o si tappa e poi bisogna chiamare lo service. Dietro dove abbiamo attaccato adesso lo scarico ci sarebbe un'altra opzione per attaccare un altro lavandino che passerebbe qui da parte il tubo. Se lo abbiamo praticamente a destra, sulla destra, passiamo sotto con un tubo di scarico. Sotto il video trovate come sempre dei link di questo o simile prodotti. Come avete visto la installazione non è niente difficile, è molto semplice, si fa in circa 2 ore, 2 ore e mezza. Grazie mille per avermi seguito e alla prossima.